Questa è la bubble. Il tuffo fatto bene. Oh, voglio diventare un pomodoro secco. L'albero. Oh, non ho più parole. Ma no, questa di no. Ciao ragazzi. A saluti te adesso? Sì, ciao a tutti e a tutti ragazzi. Ciao raga, siamo in macchina, siamo a La Spezia, un'ora e mezza di macchina da noi a Genova, perché stiamo andando alla bubble. E cos'è la bubble? La bubble è una bolla trasparente. Bubble Hotel, che qualcuno di voi avrà già visto magari da qualche parte, ma non questo perché non ho visto altri creator che hanno fatto video. Siamo già qua, siamo nel posteggio. Siamo appena arrivati dopo un po' di curve. Dopo un po' di curve che era quasi vomitato, ma non è vero. C'è un po' di sbruffino. Dai, ma come parli sbruffino? Ma è Rufino. Rufino. Non vedo l'ora di vedere la struttura perché non siamo mai... Hai mai dormito in una bolla? No. Manco io. Cioè, abbiamo visto qualche foto ed è curiosa. È curiosa. Vabbè, questa ragazza oggi è un po' strana. E molto... Sei curiosa te, mi sa. Perché sei un po' stanca. Sì, mi di brutto. De brutto, fra, da posto. E speriamo non si buchi. Io sonnambula che la buco. Ma speriamo di no, se anche perché se no ce la fanno pagare. Ci ritroviamo la mattina sdraiati con la plastica. Ragazzi, venite con noi in questa bolla. Andiamo a fare il check-in adesso. Ci vediamo nella bolla? Ci vediamo nella bolla. Speriamo. E come speriamo? È un tragitto cortissimo. Non è che cosa ci succede da qui a lì. Va bene. Ciao. Ciao. Siamo arrivati, questa è la bubble. E questa è Chiara, come sempre, accompagnatrice. È incredibile, non vedo l'ora di farvela vedere. Andiamo. Andiamo. Seguite la chiaretta. Hanno detto che bisogna prima aprire questa porta ed entrare. Esatto, quindi l'apriamo con molta delicatezza. Benvenuti a casa Chiara e Fabio. La Bubble Emotion. Si richiude. Subito. E ci ritroviamo all'ingresso. Qua ho posato la mia roba. Per entrare nella bolla bisogna oltrepassare la bolla. Entra sta bolla. Vai, che sennò si sgonfia. Corri. Bisogna correre e chiudere la bolla. Aia. Oh no. Facci un attimo vedere. Incredibile comunque abbiamo. Siamo dentro una bolla e c'è un soggiorno. È incredibile. Questa luce ci sta da Dio. Questo è il mio cuore per te. Lo stavo per fare la stessa cosa. Troppo dolci, rifacciamo. La zona giorno. Dotato di tappeto per il comfort totale dei vostri piedi. Non so se si percepisce l'ego che c'è qua dentro. Non si percepisce. Potresti non inquadrarmi così vicino, per favore, che sembrano un geco da macello. Ma come parla questo fuori? Non di... Taglia sta parte ovviamente. No. Ora ragazzi andiamo nella zona notte, che è quella dove succede la magia. Dove crescerà un mini Fabio. Se mi seguite potrete venire con me nella camera da letto. Andiamo. Andiamo. Abbiamo un letto a baldacchino. Facciamo il giro. Facciamo vedere anche cosa c'è dietro questo letto, perché sono molto ingegnosi. C'è l'armadio. C'è anche un armadio. Andiamo. È proprio qui che la bubble emotion serve, perché guardi le stelle, capito? Sì. Dal letto. Sì, sì, è vero. Quindi apriamo questo letto. Io ho già aperto qua. Ma ti sei lanciata prima, ma sei veramente pessima. Scusate ragazzi, non è ordinato, mi ci sono lanciata, pazienza. Vabbè, e da qua vediamo le stelle e dopo vi farò vedere le stelle. Apriamo tutto. Cristal. Guardate, comunque è grosso, Assurdo. Abbiamo la lampada. Le prese, abbiamo tutti i comforts. Volendo si può anche chiudere. Se vi rompete di guardare le stelle non le guardate più. Non le guardate più. Cambiate canale. E vi mettete il tetto. Quando piove è incredibile. Questa bubble dispone di tre stanze. Abbiamo ingresso, Salotto. Stanza per dormire. E come ultima, che si chiama anche camera da letto, stanza per dormire. Camera da letto. E come ultima, ma non ultimo. Ma è l'ultimo. Non è l'ultimo, c'è la sorpresa. Troviamo il bagno. Ma perché hai iniziato con questo accento? Perché parlo meglio. Ok, vai. Abbiamo una doccia. Una normalissima doccia fatta in plexiglass. E plastica riciclabile. Vabbè, è degenerata ragazzi. Qui troviamo i servizi. Con un bellissimo cestino. Molto carino. Abbiamo il lavandino.
L'acqua funziona. Questo qua, messo qua a casa, Fabio. E ci sono anche e queste mutande. Oh! Fabio? Lo so. Fabio? Non ci sta? Non ci sta per niente. Sei disordinato? Ora usciamo e vi facciamo vedere il fuori. Allora, adesso siamo fuori. Questa è la bubble. E anche il fuori è molto bello. Anche il fuori è molto bello. Abbiamo un tavolino. Tutto questo spazio è per noi, con un'amaca o un'amaca. Si dice amaca o amaca? Amaca. Ok, te sei già qui a dondolarti. Perfetto, io me ne posso anche andare. E arrivederci. Buonanotte. E questa è quanta grande la bubble da fuori. Il soggiorno mi sa che è il mio punto preferito. Sì, è bellissimo. Ok. Andiamo, andiamo. Vieni. Cos'è, sono un cane? No, vieni, andiamo. Vieni, Molly. Ma che è Molly? Ma questa è fuori. Ma lì, sul retro, abbiamo la nostra... Abbiamo la nostra bella... Jacuzzi. Abbiamo la nostra bella jacuzzi. Che non è una jacuzzi, ma è una cosa idromassaggio. Che però è ancora chiusa, perché non l'abbiamo usata. Che proprio bolle sono. Sì. Proprio bolle. Ma sai, e ora prendo un'acqua da buco. Direi di no, perché sennò la pago. Non è una... Non è una jacuzzi, ma è un idromassaggio normalissimo. Ok, ora vado in idromassaggio. Arrivederci. Ciao. Questa invece è la zona comune. Incredibile. C'è la riva. Andiamo a vedere la riva. La riva del mare. Ora l'idromassaggio. Ma no, questa di no. È caduta. Guarda. No, non puoi andare lì. Abbiamo una top model. Voglio diventare... un pomodoro secco. Come nuota? Cosa fa? Ok ragazzi, per una volta filma Chiara. E siamo in un posto magnifico, super silenzioso, e Chiara continua a urlare. Non è vero. Ma vai a vedere un tuffo fatto bene. Oh! Che c'è lo scalino? Però era dell'altra parte. Noi adesso andiamo a mangiare, questa è la situazione notturna, si sono accese anche le luci, ora vi faccio vedere meglio. Oh, c'è il tuo riflesso. Io ho una fame che mi mangerei qualsiasi cosa. E andiamo a mangiare, andiamo. Baby. Ci siamo svegliati in paradiso. Giuro, mi piace troppo. C'è Chiara che sta mangiando l'uva. E questo è il nostro risveglio. Uva a chilometro di zero. Chilometro meno 10. Incredibile comunque, ragazzi, ve la consiglio. Bubble Emotion. La consigli, Chiara? Di brutto. Di brutto. Ormai è maranza, Chiara. Eccomi qua. Ce ne dobbiamo andare tra due rette, una cosa così. E intanto vi chiediamo like se vi è piaciuto il video. E voi ci dormireste qua? Beh, io. Non te. Loro. E dalla coppia più pazza del web. Auguriamo un buongiorno. Un buongiorno, perché loro lo vedranno di mattina. Vabbè, lo vedrete alle 3. Sempre su YouTube, quindi magari uno alle 2 di notte lo vede. Ma come mangia lei l'uva, non la mangia nessuno. Buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio. E buon compleanno. Buon compleanno. Al prossimo episodio non vi spoilerò nulla, se non mi segui sarei bocciato.